Buonasera, sono Paola dallo studio mobile di Progresso Channel. Abbiamo il piacere di ospitare queste meravigliose ragazze. Ci diranno loro chi sono, vengono da San Marino, Federazione Sanmarinese per l'esattezza. E passo il microfono a loro, si presentano, mi dite come vi chiamate, in che ruolo giocate, se vi piacerebbe giocare in un ruolo diverso, magari anche perché giocate a calcio. Partiamo da qui o da qui? Da lì? Partiamo da lì. Cosa devo dire? Mi chiamo Giada. Difensore. 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 Adesso. Ciao, io sono Vanessa Zanotti e mi piace fare il difensore. Io sono Cristina Carli e mi piace stare in attacco, però anche in difesa. Gioco a calcio da 2 anni e mezzo e gioco a calcio perché questo sport mi piace. Io sono Allegra Gobbi e mi piacerebbe giocare sulla fascia destra. Io sono Silvia Bonciucci e gioco in fascia sinistra. Io mi chiamo Antea Della Balda e mi piacerebbe giocare in difesa. Io mi chiamo Anna Cesaretti e mi piacerebbe giocare in attacco. Io mi chiamo Aurora e mi piacerebbe giocare in attacco. Io mi chiamo Kimberly e mi piacerebbe giocare in fascia destra. Quindi è una squadra senza portiere? È una squadra senza portiere? E quindi oggi avete già giocato voi? Avete già giocato? E chi ci stava in porta? Ah, ok, perché infatti dicevo, non so se lo fa qualcuno a cui non piace, quindi non lo dice. A rotazione, bene. Allora, facciamo parlare il vostro mister, ok? Ci dici, mister, ti presenti, ci racconti un po' di te, ci hai detto prima che giochi, che sei una giocatrice, come mai alleni queste ragazze, quello che preferisci dirci. Dunque, io mi chiamo Elisa, alleno le bimbe della Federazione Sanmarinese da 4 anni, questo è il 4º anno. Sono sempre con questa categoria delle più piccole, quindi con l'under 8, e adoro fare questo, posso chiamare mestiere, perché comunque ho studiato per questo, sono laureata in scienze motorie ed è veramente bellissimo, le bimbe ti danno veramente tanto. E gioco anche, quindi la passione è nata già da piccolina, a 8 anni ho iniziato anch'io, forse anche per questo mi trovo bene con questa categoria. E ho giocato quindi per tanto, ho iniziato a Sant'Arcangelo nella cittadina dove sono nata e adesso invece è il 2º anno che gioco nella Federazione Sanmarinese. Difensore centrale, sarà anche per questo che forse molte di loro hanno detto difensore, che non è... insomma, solitamente esatto. Invece noi qua abbiamo molti difensori. Strano non avere invece il portiere, perché l'altra allenatrice che segue con me questo stesso gruppo fa proprio il portiere e non ha ancora convinto nessuno, però ci stiamo provando. È un ruolo difficile, quindi. Allora, avete già giocato? Chi mi racconta com'è andata la partita? La partita, secondo me ci siamo impegnate noi, però abbiamo perso 10-1. Okay. Chi ha fatto il gol? Chi lo fa? L'Aurora. Aurora, ci vuoi raccontare com'è nato il gol? No. Allora, so, me lo puoi spiegare tu com'è stato il gol? L'hai visto? Eri vicina? Chi c'era vicina all'Aurora che ha visto il gol? Nessuna. Il mister, hai visto il gol? Ho visto che... ha fatto un tiro bellissimo, non l'avrebbe preso neanche la GE, il nostro portiere. E quindi, vabbè, pazienza, avete perso, ma giocate ancora, è vero? Chi mi racconta contro chi dovete giocare, fra quanto giocate? Ti ricordi, Dada? A che ora giochiamo, Dada?
7. E contro chi giocate, lo sai? Grande amica. Grande amica. Dillo bene al microfono. Grande amica. Ma Giada, ma giocate sempre contro delle altre ragazze? Ah, quindi adesso avete giocato contro dei maschietti? Ma più piccoli o più grandi? Più piccoli. Solo di un anno. Solo di un anno. Voi siete dei 2008, vero? Sì, sì. E avete giocate contro i? 2009. Ah, quindi anche quelli che giocate adesso sono maschietti? Sì. Ah, però... Esatto, ci spieghi un attimo com'è strutturato lì a San Marino. Sappiamo che non siete come noi, piccoli amici, pulcini esordienti, eccetera. Abbiamo nell'attività di base tre categorie, l'under 8, l'under 10 e l'under 12. Noi come under 8 facciamo dei raduni tutti i sabati mattina in cui tutte le società del maschile più noi, unica squadra femminile. No, noi giochiamo sempre con i bimbi, con i maschietti della stessa età o appunto di un anno in meno, e tutti nello stesso campo, tutti i sabati mattina si fanno un po' i sorteggi degli accoppiamenti e si fanno due partite ogni mattina, sempre però con i maschietti. L'under 12 fa sempre il campionato interno sammarinese con i maschi, l'under 10. L'under 12 stessa cosa, è solo maschile. Noi quest'anno, non avendo proprio la categoria con le annate giuste, facciamo un under 13, quindi le esordienti nel campionato italiano, però sempre con squadre maschili. La categoria che inizia a giocare con le femmine è quella delle giovanissime, che da noi appunto è parte della squadra delle esordienti con qualcuna un pochino più grande, e lì invece si incomincia a fare un campionato femminile, però in Italia. Però non ho capito forse una cosa, quindi queste bimbe, d'accordo, però a un certo punto si perdono, non ce ne sono più. No. Cioè, under 12 hai solo i maschi? No, è che la categoria under 12 a San Marino prevede due annate, e noi invece abbiamo una squadra che anche l'anno superiore non potrebbe giocare nel campionato sammarinese, quindi giochiamo nel campionato italiano, però con quella categoria lì, insomma. Sì, 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 assolutamente. C'è tutta la trafila fino alla prima squadra, perché poi abbiamo appunto le giovanissime, poi c'è la squadra della primavera, e poi la prima squadra dove giocavo anch'io. Perché da noi invece non se ne vedono tante, no, tutta squadra femminile, poche, nella zona qui da noi. Siamo a posto? Vi lasciamo andare a riposare? Volete dire qualche cos'altro? Volete salutare qualcuno a casa? Mettetevi mo tutte qua vicine, facciamo un bel saluto a Jimmy, che è lui, ok? Ciao Jimmy, ci vediamo alla prossima. Ciao.